Al termine di una lunga guerra, Old Farrier, un abile domatore di cavalli, fece ritorno al circo in cui lavorava. Finalmente poté riabbracciare Joe e Minnie, i suoi adorati figli, e ritrovò anche Max Medici, il proprietario del circo. Durante la guerra abbiamo dovuto vendere i cavalli, spiegò Medici ad Old. D'ora in poi potrei occuparti solo degli elefanti. Quindi Medici gli mostrò la gabbia che ospitava mamma Jumbo e il suo cucciolo Dumbo, un elefantino dagli orecchi enormi. Il giorno dopo i fratelli Farrier andarono a trovare Dumbo, che cominciò a giocare con la piuma del cappello di Joe. Quando la piuma gli finì sotto la proboscide, l'elefantino acciù! Starnutì, agitò le orecchie e per un attimo si alzò in volo. Joe e Millie erano stupefatti. Quella sera Medici annunciò il debutto di Dumbo, ma il cucciolo combinò un disastro dopo l'altro e il pubblico incominciò a fischiare. Mamma Jumbo accorse in difesa del figlio e, senza volerlo, fece crollare la tenda del circo. Joe e Minnie si misero in salvo giusto per un soffio. Dopo quella catastrofe, Medici decise di vendere Jumbo e i Farrier corsero a consolare il povero Dumbo, che era rimasto completamente solo. «Devi imparare a volare!» gli disse Minnie. «Così il circo guadagnerà spettatori e Max Medici potrà riavere la tua mamma!» Una settimana dopo, il circo riaprì le porte al pubblico e Dumbo entrò in scena tutto tremante. Per incoraggiarlo, Minnie gli lanciò una piuma e, come per magia, l'elefantino prese il volo davanti agli spettatori increduli. Le acrobazie di Dumbo riscossero un enorme successo e attirarono l'attenzione di Lambert, un ricco impresario, che si offrì di comprare il circo. E così l'elefantino e gli altri si trasferirono in un grande parco di divertimento a New York. Millie e Joe fecero la conoscenza di Colette, un'elegante acrobata. «Dumbo non riesce a volare senza la sua piuma», le spiegarono i due. Sfortunatamente, la sera del debutto, Dumbo perse la sua piuma poco prima di lanciarsi in volo. Holt e Colette non sapevano proprio come aiutarlo. Le ula di Dumbo giunsero fino all'area del parco dedicata alle creature più spaventose. Tra queste era finita anche Jumbo, che riconobbe la voce del suo cucciolo e prese a gridare di rimando. Dumbo allora si fece coraggio, saltò e corse fin da lei. Ma Bamberdo ordinò che i due elefanti venissero separati e Dumbo fu rinchiuso in una gabbia e per porre fine a quell'ingiustizia allora Holt ideò un piano. La sera dopo Dumbo attese il momento della sua esibizione per prendere il volo e fuggire, mentre i Farrier corsero a liberare mamma Jumbo. Finalmente mamma Jumbo e il suo cucciolo si ritrovarono. Nel parco però si scatenò il caos, divampò l'incendio. Joe e Millie rimasero intrappolati nelle fiamme, ma con grande coraggio il piccolo Dumbo volò a salvarli. Subito dopo i Farrier fecero saltare Dumbo e la sua mamma su una nave diretta in India, dove i due elefanti avrebbero potuto vivere liberi e insieme. In seguito, insieme a Colette, fondarono un circo di grande successo, ma non dimenticarono mai il loro eroico elefantino volante. Fine della storia.